Forse può fare un po' impressione poter toccare una mummia, ma questo è l'obiettivo che ci eravamo preposti qui nel Museo del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo, per mostrare ai più piccoli un esperimento straordinario che è stato realizzato nella nostra università, l'Università di Roma La Sapienza, nel laboratorio Saperi & Co. da un gruppo di giovani ricercatrici. L'obiettivo era realizzare una riproduzione della salma imbalsamata di questo grandissimo faraone, uno dei più grandi della storia egiziana, per poterla rendere fruibile in modo diretto al pubblico, in modo che volendo si potesse addirittura accarezzare. Ecco, questo obiettivo è stato riuscito. Oggi inaugura la mostra Ramses, la mummia di Ramses, il faraone immortale, qui alla Sapienza, nel Palazzo del Rettorato, e insieme alle spoglie riprodotte perfettamente del faraone troverete la sua tomba ricostruita. Una delle più grandi dell'antico Egitto, purtroppo la uso poco. Ecco, qui vedete un bel plastico col suo sarcofago. Ovviamente i fatti salienti della sua vita, in particolare abbiamo la riproduzione del volto, del busto di sua madre, la regina Tuglia, e la ricostruzione della straordinaria battaglia di Kadesh, in cui Ramses rischiò davvero di finire ucciso e poi si salvò nello scontro epocale con l'esercito degli Ittiti, che gli contendevano il controllo della Siria. Ecco, qui questi ricercatori hanno sperimentato delle nuove tecniche per realizzare una pelle organica, però che fosse manipolabile, utilizzabile per delle riproduzioni perfettamente naturale, ma che fosse anche possibile toccarla in modo da poter studiare cosa succede nella preservazione di reperti di materia organica e anche nella realizzazione di repliche che sono così estreme. Questa riproduzione serve a far conoscere meglio i resti del passato, a imparare a rispettarli, ma allo stesso tempo a capire come sono state realizzate queste antiche mummie. Qui vedete materiale utilizzato, originario degli egiziani, e quindi io invito tutti, anche i più piccini, a venire a provare questa esperienza, a guardare in faccia uno dei più grandi sovrani del passato e attraverso i suoi occhi entrare in questo mondo meraviglioso dell'antichità per conoscere l'umanità e imparare a rispettarla sempre di più.